Signore, grazie per l'opportunità di questi 10 minuti. Appunto, come diceva il dottor Terzariò, Enviromite ha composto a base di difenazate, una delle molecole che con la posizione di UPL su Arista ha portato e ha completato la sua presenza nel mercato caricide. Il difenazate in questo caso era già registrato in queste colture che non sto a elencare, ma e ottiene l'estensione cambi di impiego per tetranichidi, palonicus e eriofidi, quelli che chiamiamo subitis. Decisamente il difenazate è interessante perché riporta l'attenzione del discorso che la revisione europea ha portato a una notevole riduzione di numero di precipitativi e di modalità di azione. In questo caso il difenazate fa parte, secondo il gruppo IRAC, del sottogruppo D del gruppo 20, quindi non in resistenza incrociata con i metri. Spettro d'azione è interessante perché è efficace su tutti gli stadi mobili del panonicus, uova comprese, mentre per il tetranicus è polifoco tanto quanto il panonicus, solo sul discorso degli stadi mobili. È interessante forse soprattutto per il discorso panonicus anche ovicida, in quanto il prodotto può penetrare al di là di quella che è la barriera del cemento del corno dell'uovo e disattivare e uccidere la larva in formazione. Attivo per contatto, non è necessario troppo per traslaminare, l'agro immediatamente cessa di nutrirsi, quindi è estremamente interessante perché riduciamo immediatamente il danno. La mortalità avviene per affamamento praticamente dopo 3-4 giorni. Esiste, abbiamo fatto studi anche su una lunga presenza di attività sulle foglie, oltre i classici 14 giorni che noi riportiamo. Importante proprio per il suo meccanismo esclusivo, che è esclusivo su un punto metabolico degli acari, non tocca quello che è il punto metabolico, se vogliamo così chiamarlo, sugli insetti, quindi selettivo su pronubi, predatori e parassitoidi. Giusto per farvi vedere tutti gli studi che sono stati compiuti, stiamo parlando di una classificazione secondo IOBC intorno a O a 0, nulla o a 1. Ma soprattutto, di nuovo, sempre per la IOPC category, è classificato come privo di rischio per apis mellifera e pomus terrestre, quindi per i nostri due principali impollinatori. Modalità d'azione è, come vi dicevo, dopo 3 ore gli acari smettono di nutrirsi ma assumono una specie di ballo di San Vito, non è propriamente un termine tecnico fitoiatrico, ma vi è una ipermotilità, visto e considerato che andiamo a disorganizzare quelli che sono la pompa elettronica dell'energia dell'agro. Di conseguenza l'agro soffre di questa ipermotilità, ma gradualmente calano e la morte sopraggiunge dopo 3-4 giorni. Un paio di prove per il discorso acari, ecco, giusto, ho dovuto mettere revocato perché uno degli ultimi che sono spariti in questo periodo, siamo nel nord-est, su pino grigio, testimone 41% di foglie, è stato anche valutato, visto che il pretrimio supporta l'accorciamento dei internodi e la lunghezza. Il prodotto si è comportato molto meglio in termini di efficacia e logicamente questo si è riverberato sulla prestazione di sviluppo della vita. Per quanto riguarda il panonicus, scendiamo un pochino, siamo qua a casa, in casa praticamente, effetto dose non esiste e, come vi dicevo, visto e considerato che l'eccellente attività anche sulle uova, questa prova ne è la dimostrazione. Non esiste effetto dose e soprattutto notate che la prosecuzione del protocollo prevedeva 4 rilievi, vi porto l'ultimo che è a 28 giorni dal trattamento. Questa è la pressione su uova giovani, ripartita su uova giovani adulti. Strategia di controllo. Strategia di controllo è il completamento del calcio d'inizio del politiol, il nostro olio speciale additivato con zolfo, e Enviromite va a completare o al germogliamento 3-5 foglie o in fioritura il controllo di acari ed eriofidi. Per quanto riguarda invece il Linkit, da acaricida parliamo invece in questione fungicida, una combinazione originale, in quanto non è una novità parlare di oidio, ma professore parassitario BlackRock, che sono stati, io me ne sono ristudiati sul manuale del Goidanice ai tempi dell'università, ritrovati nelle schede del 1997 dell'informatore agrario come Q
curiosità patologica, oggi non è più una curiosità patologica, sempre più aree d'Italia reclamano danni da BlackRock, soprattutto perché BlackRock non è peronospora, è molto meno sensibile e suscettibile a variazioni di temperatura e di conseguenza quando noi diciamo superati 30-32 gradi la peronospora rallenta o dovrebbe rallentare, il BlackRock invece prospera. Giusto per darvi un'idea sistematica, è una scomicetta, quindi ha penetrazione attiva. Giusto per darvi un'idea, i primi sintomi, macchia depressa olivacea e soprattutto è inconfondibile rispetto alla larvata, c'è la spampinatura completa, il completo svuotamento del grappolo. Non sono mai avvezzo a portare le medie, ma ho voluto comunque farle vedere perché è una tendenza, deriva direttamente dal dossier di registrazione. Le 5 prove svolte in Italia, di cui ahimè 4 qua nel nord-est, appunto su varietà che hanno parlato, che parlano di suscettibilità, tra cui Pinot e Merlot, e notate che il link, guardiamo soprattutto la barra dell'efficacia nell'intensità, perché l'azione del difenoconazolo assieme all'azione sinergica, la spirozolina, comunque comporta un miglioramento dell'attività sul BlackRock. Nulla di, come posso chiamarla, di nuovo sul controllo invece dell'oidio, dove spiroxamina ha la sua perfetta controllo rispetto al reference. In questo caso ho portato il pacchetto completo e di reference qui troviamo, visto e considerato che sono prove sia italiane sia francese, i due principali reference, quindi gli inibitori classici di pentconazolo o tipuconazolo. Strategie di controllo, anche in questo caso, visto e considerato che abbiamo l'infezione primaria da 3 foglie a grappoli distesi, pencose finché ci sarà, o comunque prodotti a base di mancose, o in alternativa foltere a base di folte o nelle sue miscele. Logicamente a questo punto la sovrapposizione del controllo dell'oidio, quindi un controllo armonico e non distonico della nostra linea di difesa, un unico passaggio per la copertura di due malattie. Le mie conclusioni sono qui riportate proprio in parallelo, visto e considerato, voglio ricordare, l'efficacia acari ed eriofili, anche questi di nuovo in sviluppo proprio anche per la mancanza di prodotti specifici, una persistenza ma soprattutto un prodotto che è complementare al politiolo. Il Linkit nella doppia attività del BlackRock diventa il prodotto complementare al Tiopron, zolfo liquido a 825 grammi litro, che pensavo e speravo in questa occasione di portare anche questo esteso sul BlackRock, ma sarà l'occasione del prossimo video. Vi ringrazio e vi auguro veramente un'ottima campagna 2021.